Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo un altro grande classico della tradizione italiana, la pasta alla buttera, ovvero i rigatoni alla buttera, ma potete farci anche tranquillamente i pici, gli spaghetti, insomma quello che volete. È una pasta veramente spettacolare che racconta la storia dell'Italia. Pensate che viene chiamata la pasta del cowboy italiano, anzi maremmano, maremmano italiano, e vabbè, insomma ci siamo capiti. In origine la ricetta originale veniva fatta con la salsiccia di cinghiale tagliata con la classica salsiccia, quella di maiale, se non fatta addirittura solo con la salsiccia di cinghiale, che immaginatevi il sapore, la bontà che potrebbe avere. Oggi viene fatta generalmente con la classica salsiccia di maiale perché rimane un pochino più morbida. Comunque adesso bando alle ciance, ciancio alle bande, bim bum bam, vediamo la lista degli ingredienti e cominciamo la nostra preparazione, un altro grande classico della tradizione italiana che non esiste per qualcuno, ma per qualcun altro è come se esiste. Beh. Vediamo dunque quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Cominciamo dalla pasta, 400 g di rigatoni, poi 400 g di pelati o di salsa di pomodoro e 400 g di salsiccia oppure di salamella. Io ce l'ho già tirata qui fuori dal budello. Poi abbiamo bisogno di circa 100 g di olive di Gaeta, un quarto di cipolla, due spicchi d'aglio, un peperoncino fresco piccante, 50 g di pecorino. Per chiudere, olio extravergine di oliva di altissima qualità, del sale e un pochino di pepe. Cominciamo dunque la preparazione. Credetemi, la ricetta è davvero molto semplice, ma è buonissima. Allora, prima di tutto dobbiamo tritare finemente la cipolla, vedete, in questo modo, fino ad ottenere una dadolata. Dopodiché prendiamo i due spicchi d'aglio, li lasciamo in camicia, quindi con la loro pellicina, e semplicemente con il coltello in questo modo li schiacciamo e li teniamo da parte. Quindi passiamo al peperoncino. Il peperoncino ci vuole in questa ricetta, fresco è l'ideale, in questa stagione si trova ed è fantastico. Si trita un pochino di peperoncino e voilà, lì già sono fatto. Quindi all'interno della padella aggiungere il peperoncino, i due spicchi d'aglio intero in camicia e la cipolla tritata. Aggiungere quindi olio extravergine di oliva e cominciare quindi il soffritto a fuoco basso. In questo momento c'è un profumo veramente fantastico. Mi raccomando, tenete il fuoco basso e quando la cipolla comincerà ad acquisire la sua classica trasparenza, allora sarà possibile aggiungere la salsiccia. Ecco, la vedete la salsiccia così? È così per un motivo molto semplice, perché questa qui l'ho fatta io in casa, quindi ve la presento senza budello. Voi in Italia eliminate il budello, poi con il coltello la schiacciate un pochino fino ad ottenere questo risultato. Poi se vi fa piacere un giorno vi farò vedere anche il video di come fare la salsiccia o la salamella fatta in casa. Comunque, torniamo alla ricetta. Allora, la cipolla, come vedete, ha acquisito quella classica trasparenza, l'aglio è bello rosolato, quindi è possibile aggiungere la salsiccia. Con il cucchiaio di legno bisogna sgranarla per bene, quindi bisogna fare in modo che si formino i classici granuli di salsiccia o di salamella. Quando avremo ottenuto questo risultato, quindi una parte del grasso si sarà sciolto, si saranno formati i bei granuli, allora è possibile eliminare gli spicchi di aglio, dopodiché aggiungere la passata di pomodoro oppure i pelati. Dopo aver aggiunto la salsa di pomodoro, aggiungere la metà del contenitore, quindi pulirlo con un pochino di acqua e aggiungere anche quest'acqua all'interno della preparazione. Portare il tutto velocemente ad ebollizione, ovviamente aggiungere il coperchio e nel momento in cui avrà raggiunto l'ebollizione abbassare il fuoco e continuare la cottura per 25 minuti a fuoco basso.
Se per caso durante questa fase di cottura si dovesse asciugare eccessivamente, allora potete aggiungere ancora un pochino di acqua. Trascorsi i 25 minuti di cottura del sughetto è possibile cominciare la cottura della pasta. Quindi mettere il sale e aggiungere la pasta. A questo punto è possibile aggiungere al sughetto le olive nere denocciolate. Ecco. Quelle di Gaeta sono le più buone per questo tipo di preparazione perché riescono a bilanciare, a contrastare, a creare un'armonia davvero unica. E comunque un'altra cosa importante, sempre durante la fase di cottura del sughetto, nel caso in cui si dovesse asciugare eccessivamente, allora potete aggiungere ancora un pochino di acqua di cottura della pasta. Questo sughetto, mi raccomando, cuocetelo sempre con il coperchio e a fuoco basso. Per quanto riguarda il sale, le olive hanno già una buona percentuale di sale. La salsiccia ha già una buona percentuale di sale, quindi assaggiatela e valutate se c'è bisogno di aggiungere o meno del sale. In questo caso ne mancava giusto un pochino perché le salsicce le ho fatte io, e a me piace tenerlo un pochino indietro di sale. Però io sono convinto che se utilizzate quelle classiche che si trovano in Italia non dovrete aggiungere sale. Ho aggiunto anche un pochino di pepe, ormai la pasta è pronta, quindi calarla all'interno della padella insieme al sughetto. Saltare bene il tutto e voilà ragazzuoli, léger son fatto! Andiamo dunque ad impiattare. E va bene ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che è per me molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze e che in tutte le librerie, in tutti gli store online è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, ma prima per chiudere il piatto possiamo mettere 2 gocce di olio extravergine di oliva e poi, ultimo ingrediente, il pecorino. Besos e abrazos e alla prossima. Lo quiero mucho. Ciao! Ragazzi, mi piace, qua la domanda è una spontanea, non è. Se sarà buona o non sarà buona, è quanto è buona, ma quanto è buona! Quella combinazione, salsiccia, oliva, pecorino, mamma mia, ma che cosa non è! La salsa di pomodoro buona, andateci solo piano con il sale, perché ricordatevi che la salsiccia c'è il sale, le olive c'hanno il sale e il sale c'ha il sale. E poi guarda, fammi vedere da vicino, fammi vedere, guarda che meraviglia, ah, dai, come si fa? Ciao!